Ti auguro una santa giornata e iniziamo questo momento insieme con il segno della croce nella forma solenne. Con esso vogliamo rinnovare la nostra comunione con Dio, Trinità, e anche affidare a Lui tutto ciò che ci sta a cuore, metterlo sotto la sua protezione e nella potenza del suo Santo Spirito. Io ti precedo e ti invito a ripetere dopo di me la formula a noi ormai familiare. Nel tuo nome, o Padre che mi hai generato, o Figlio che mi hai redento, o Spirito che mi porti a santità, voglio vivere ora e sempre, e specialmente questo tempo di prova e di grande grazia. Invochiamo lo spirito di santità, come siamo soliti fare, ricordiamo che questa santità che chiediamo spesso è la pienezza della vita divina in noi e della realizzazione della nostra umanità, della missione che Dio ci ha dato. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Spirito di santità, facci santi, presto santi e grandi santi. Ecco, questa mattina facciamo una meditazione sull'ideale e sul mistero della nostra vita di famiglia di cui ci occupiamo di più in questo tempo. E prendiamo l'avvio da una parola di Gesù che si trova nel Vangelo di Matteo 18, versetti 19-20. 18, 19, 20. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, riflettiamo un po' su questa parola potentissima di Gesù. Questa parola di Gesù rivela quella che alcuni teologi chiamano la presenza ecclesiale di Gesù, cioè la presenza nella sua Chiesa, la presenza imminente di Gesù nella Chiesa. Noi sappiamo dal Catechismo che la Chiesa che Gesù nella Chiesa è presente in molti modi, soprattutto nell'Eucaristia, è presente nella sua parola, è presente nell'ostia, nel vino consacrati, è presente nell'assemblea, è presente nei pastori, è presente nei poveri. Ecco, e poi è presente in Dio, presso il Padre, in corpo, sangue, anima e divinità, nella sua persona, anche persona divina, ma anche nella sua umanità. Tutte le presenze terrene di Gesù, attraverso i sacramenti, attraverso la parola, convergono nel suscitare questa presenza di Gesù in mezzo a noi. Secondo questa parola, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo è il fine delle altre presenze. Gesù ci parla per portarci all'unità, ci nutre col suo corpo e col suo sangue, ci guida coi pastori, ci mette in una famiglia, in una comunità. Tutto questo perché noi, camminando con la sua grazia, riusciamo a vivere almeno un poco in unità con altri che hanno lo stesso nostro dono.
E questa unità è così potente che ottiene la presenza di Gesù. E questa è la grande presenza capace di convertire il mondo. Difatti Gesù, prima di morire, farà la sua preghiera: Padre, che siano uno perché il mondo creda. Ecco, nella storia della Chiesa passata questa presenza è stata un po' trascurata e il Signore nel 1940 circa ha fatto nascere un grandissimo movimento nella Chiesa che ha proprio questo grande carisma di mettere in evidenza questa presenza di Gesù in mezzo a noi. Ecco, ed è quella che fa la Chiesa nel senso vivo e profondo, potente. E questa unità, Gesù dice che può avvenire anche tra due persone, due o tre. Non c'è bisogno di una massa, di un grande numero, non c'è bisogno di grandi titoli, di studio, di abilità. Ci vuole un grande amore che possa fare di due persone una persona sola, diciamo una unità profonda in Dio. Ora noi adesso costretti a stare in casa dal coronavirus, possiamo capire anche meglio il senso della nostra vita di famiglia. Se noi siamo cristiani, vogliamo essere cristiani, la vita di famiglia fa un salto dalla dimensione naturale a quella della Chiesa, difatti chiamata dai teologi anche Chiesa domestica, perché la fede in Gesù, l'amore che viene da lui, supera i vincoli naturali. E crea delle relazioni così profonde da meritare la presenza di Gesù. Ecco, mi piacerebbe che oggi, meditando su questo, nascesse anche nel tuo cuore almeno un desiderio che qualche momento nella tua casa tu possa generare, godere questa unità, questa comunione profonda. Questa comunione profonda che ottiene la presenza di Gesù, che è la più grande luce della vita, non solo per questo periodo dove tanti hanno non solo paura, ma tanta confusione e tenebra, ecco, ma sempre, anche nei tempi belli della storia. Ecco, allora chiediamo insieme, voglio anche darti una preghiera per questo, per ricordarlo meglio. Una preghiera per l'unità a cui tu forse non pensi, è il Gloria al Padre. Il Gloria al Padre è una preghiera anche per l'unità, perché la gloria di Dio vuol dire la manifestazione di Dio nel mondo. E questa manifestazione eccelle sia nell'amore e nella misericordia, ma anche quando due o tre persone o più sono veramente unite. Lì si vede qualcosa di divino, perché l'uomo da solo non sarebbe affatto capace di questa unità profonda. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un altro esercizio di preghiera che si può ripetere per questo è il seguente. Santissima Trinità, guarisci ogni divisione e portaci all'unità. Diciamo due volte. Santissima Trinità, guarisci ogni divisione e portaci all'unità. Santissima Trinità, guarisci ogni divisione e portaci all'unità. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro una santa giornata.